7. Beh, è forte, magari anche qualche 6 mesi più di me. Brava, non nischi, sei forte, non nischi. Perché il bianco dona l'incarnato, ragazzi, la stars del cazzo. My parents collect these, but how do you pronounce this word? No, it's not magnet. It's magnet. Magnet. Now look at this magnet. See, this magnet, one is my favorite. Do you collect magnets? Abbiamo superato i 100.000, ragazzi, mi sembra di un importante. Ah, quindi avere un profilo. Avrai il tuo tempo per andare lontano. Brava, venerai la mano. Ti fermerai sognando. Brava, Chiara. Bella, brava. La speranza. Brava, brava lei e bravo Baglioni. Have you ever been to London? To London? Then you probably know the name of this river. This river? But how do you pronounce this word? This word? No. This word is pronounced Thames. Thames. Crazy, right? Qual è il tuo talento su TikTok? Mostramelo. Il talento serve sempre, anche piccolissimo. Ciao Mara, perché che è una personalità esplosiva, oggi ti mostro un fuoco d'artificio super chimico che si accende con l'acqua. Con l'acqua. Fate a casa. Guarda il video. Che credo, meglio non dirlo ai bambini. 3 grammi di nitrato di potassio. Adesso estendiamo per bene. Il nitrato di potassio è un potente ossidante, può essere utilizzato come propellente. Mettiamo 7 grammi di zinco. Lo zinco servirà ad innescare la reazione quando entrerà in contatto con l'acqua. Ma davvero, ma non ci credo. Ma dici che scoppia? Mescoliamo tutto e la miscela è pronta. Aggiungiamo un po' d'acqua, ma meglio farlo qua. E fa reazione l'acqua? Aggiungiamo qualche goccia di acqua. L'acqua ionizza lo zinco. Non vedo niente. La reazione, come con un accendino. E bam! Esperimento riuscito. Anche l'acqua può accendere un fuoco. È vero. Ciao Mara. A proposito di Londra, alcuni anni fa sono andata a Londra per l'ultimo dell'anno con delle mie amiche. Abbiamo girato, abbiamo visto tutti, la torre, Poi una sera mangiamo in albergo e c'è un buffet. In questo buffet, al centro del buffet, c'è un tacchino grande come me. Io arrivo e chiedo gentilmente al cameriere, please turkey. Lui mi guarda e fa, what's? Please turkey. E lui mi dice sempre, cosa? Allora io con il dito puntato sul tacchino, che vi dico era grande come me, dico turkey. E lui mi dice, no, don't understand. E allora, ciccio, okay? Mi sono incazzata, non ho mangiato niente, ma in compenso mi sono vendicata della sua, non avevo una prestazione gentile nei miei confronti. È così, è triste, ma è così.